Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: Credete che io possa fare questo? Gli risposero: Sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi e disse: Avvenga per voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: Badate che nessuno lo sappia. Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Uno dei segni evidenti che il tempo messianico è in atto è la guarigione dei ciechi. Il profeta Isaia, ascoltato nella prima lettura, predice l'avvento del Messia con dei segni, tra cui il fatto che i ciechi riacquistano la vista. Rileggiamo il brano del Vangelo per cogliere i particolari che ci parlano di questo miracolo compiuto da Gesù, il Messia atteso. Questi sono discepoli, seguono il Maestro, hanno posto in lui la loro fiducia, sanno di poter contare su di lui. Invocano il Messia, figlio di Dio, abbi pietà di noi. Essi entrano nella casa che simboleggia la Chiesa, la comunità che Cristo ha edificato per continuare la sua opera. Gesù compie il miracolo mentre sono nella casa. Gesù verifica la loro fede, appura quanto sono credenti, e apre loro gli occhi perché da ora in poi possono vedere con gli occhi di Dio. Il miracolo si conclude con la richiesta di non dire nulla. È il segreto messianico che Gesù chiede perché ha paura che il suo messianismo di obbedienza, servizio, umiltà e totale consacrazione a Dio venga travisato in uno stile che non gli compete. Ma la gioia che hanno nel cuore questi ciechi guariti è così grande che non riescono a tacere. Oggi il Vangelo ci parla attraverso dei particolari che abbiamo appena rilevato. Il miracolo avviene nella casa chiesa. Amiamo questa chiesa, non è perfetta, perché ne facciamo parte noi con i nostri peccati e le nostre virtù. Essa è il luogo certo della salvezza che Dio ci ha portato nel suo Figlio diletto. Appartenere ad essa significa avere un luogo singolare dove poter gustare la bellezza della presenza del Signore. In essa ogni giorno chiediamo di essere guariti dalle nostre cecità e debolezze. Infine, il Signore chiede di aspettare a dire che Lui è il Messia e ci ha guariti. Nel mio cammino di fede, come vivo la sequela con Gesù? So tacere quando mi viene chiesto. Facciamo nostro il Salmo 26, nel quale il Messia chiede di essere ascoltato, perché il cammino ora compiuto ci apre spiragli nuovi di vita divina. Ci consoli la prima lettura, in cui sembra tutto predisposto e organizzato per gustare l'eternità di Dio. Il Signore ci benedice e ci protegge.